che hanno portato la città di Frascati al degrado. Sono coloro che hanno portato il debito pubblico del comune di Frascati a circa 70 milioni di euro. Sono coloro che hanno impedito all'attuale amministrazione di stanziare fondi per il sociale. Questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che i nostri concittadini, quelli più deboli, quelli più bisognosi, non hanno la possibilità di avere un sostegno da parte del comune, e questa è una vergogna per la nostra città. Rossi, Andrea Spalletta e Maria Cristina Tonna. Grazie, grazie a tutti voi. Come vi dicevo prima, ecco Alessandro. Ringraziamo Alessandro perché, nonostante i numerosi impegni, lui è voluto stare qui con noi. Aprire la strada, diciamo aprire la strada ad un risorgere della cultura che attraversa una delle più grandi. La mano in alcuni comuni storicamente amministrati, tutto a posto lì, ah, il cane. Storicamente amministrati poi dal Partito Democratico, penso a Genzano, a Marino. E se c'è qualche scettico, magari qualcuno che pensa ancora a determinate ideologie, la destra, la sinistra, io vorrei soltanto ricordare che negli ultimi anni farò un discorso un po' più su chiaramente di chiave nazionale, poi il lavoro che vogliono presentare qui a Frascati ve lo presenteranno i candidati assessori, i consiglieri.